Continuano gli incontri programmati dall'amministrazione comunale di Sora nelle 8 zone della città in cui è stato suddiviso il territorio sorano per spiegare in che cosa consiste il progetto di bilancio partecipativo. Cosa dovrete scrivere in questo modulo? Sinteticamente cosa volete fare? Avrete poi uno spazio un pochettino più articolato dove potete scrivere meglio perché avete preferito proporre la sistemazione di un marciapiede o l'incremento della pubblica illuminazione o la realizzazione di un parco o di un'area da dedicare a specifiche attività. Lo dovrete firmare e lo dovrete consegnare al comune o in questa sede entro il 12 dicembre prossimo. A seguire gli uffici comunali faranno una valutazione, una verifica della fattibilità di queste proposte, escluderemo quelle che non sono realizzabili e ve ne daremo motivazione, di tutte quelle che invece potranno essere realizzate redigeremo un'elencazione unitamente a quelle di tutte le altre 8 zone del territorio e ve le sottoporremo per la votazione. La votazione si svolgerà in questa sede come nelle altre 7 sedi che abbiamo già individuato per le assemblee di quartiere. Ognuno di voi dalla mattina alla sera vi metteremo il personale del comune e delle scuole a disposizione, munito di carta d'identità potrà votare, scegliere ovviamente l'idea che ritiene sia più meritevole di essere accolta e quindi di essere realizzata per l'anno prossimo e successivamente vi comunicheremo qual è l'esito della votazione e lo comunicheremo anche al Consiglio Comunale affinché possa provvedere a stanziare nel prossimo bilancio i fondi necessari per questa realizzazione. Ora, la parte nella descrizione dell'intervento, non vi dovete preoccupare dell'aspetto tecnico, progettuale, dovete darci l'idea di cosa volete fare, quindi se si tratta di un tratto di marciapiede, diteci esattamente da dove inizia a dove finisce. Non dovete preoccuparvi di stimare quanto possa costare, quello lo faremo poi noi in base alle indicazioni che ci mettete a disposizione. E se avete dubbi su cosa scrivere in merito all'idea che avete in mente ma non riuscite concretamente ad esprimerla o avete qualche perplessità, potete venire al comune, alla sede dell'ufficio bilancio e vi metteremo a disposizione i colleghi sicuramente dell'ufficio tecnico e dell'ufficio urbanistica per una collaborazione. Martedì 18 novembre alle 15.30 gli amministratori hanno incontrato i cittadini di Carnello e zone limitrofe. È qualcosa di nuovo, è lodevole e quindi va a vantaggio della popolazione. Io ho fatto presente all'assessore e al sindaco dei problemi di Carnello. Con l'aumento della popolazione che c'è stato, praticamente le strade sono rimaste quelle che sono, i marciapiedi in gestione. Oh, è il caso di prevedere o un ponte a valle o a monte di Carnello, nella zona Sant'Altissimo e nella zona Tremolette, che tolga un po' del traffico qua a Carnello, nel modo che... Poi ho detto dei dissuasori di velocità, che... ma non i soliti dissuasori di gomma, ma non so, le strisce pedonali, per esempio farle con i sanpietrini in rialzo in modo che le macchine sono costrette a rallentare. Questo è un altro problema. Altro problema è un centro per gli anziani e un altro problema ancora è un parco giochi per bambini che non esiste. È un'iniziativa molto interessante, molto importante, è un'iniziativa di alta democrazia e di partecipazione diretta della gente alla formazione dei programmi del comune, amministrativi. Certo, le risorse sono sempre del tutto insufficienti, le problematiche sono sempre numerosissime, anche perché molte cose si è costretti a trascurarle e nel tempo si accumulano. Tipo piccole o grosse opere pubbliche o interventi diciamo sulle situazioni delle varie zone. Quello che secondo me bisognerebbe fare è concentrare queste pochissime risorse sulle cose veramente importanti. A cominciare sicuramente da quelle che sono le problematiche di carattere sociale oggi come oggi. Si parla molto di nuove povertà, di povertà e quindi gli sforzi dovrebbero essere innanzitutto indirizzati verso queste problematiche e poi se è possibile realizzare anche qualche
opera pubblica che possa migliorare la qualità della vita, perché no? Anzi, è tutto benvenuto. Ma a livello generale, secondo me, bisogna dare la precedenza alla sanità, ai servizi sociali, alla scuola. Sempre martedì 18 novembre alle 17 invece c'è stato un nuovo incontro presso la sede dell'oratorio della Chiesa Madonna del Divino Amore in località Pontrinio. È un'iniziativa molto positiva, è forse la prima volta che si attua una cosa del genere e siamo molto soddisfatti come cittadini comuni che il cittadino comune venga a sapere determinate cose che prima manco si sognava, insomma, di sapere. Ecco, attraverso la lettura di questo bilancio, lei che cosa ha capito per la sua zona? Io ho capito che veramente è stata stanziata una cifra irrisoria per quanto riguarda San Vincenzo Ferreri, ha bisogno di molte altre cose, tipo la fogna, gli impianti sportivi che all'epoca della discarica ci sono stati promessi e mai realizzati, le promesse sono rimaste nel dimenticatoio, altre cose, la scuola. La scuola, un centro per i giovani che adesso non c'è più, il comune addirittura voleva vendere o ha già venduto, che noi ancora non sappiamo, cosa che invece che si dovrebbe recuperare per dare modo ai giovani di partecipare, di vivere il sociale, di stare insieme e togliere in mezzo alla strada. Insomma. Beh, questo è un modo per portare appunto a conoscenza al comune i problemi nostri, i problemi del cittadino e soprattutto dei giovani, come per esempio la nostra contrada, è una contrada che ormai ha poche cose, offre poco ai giovani e appunto questa iniziativa credo che sia una cosa molto positiva e spero che non finisca qui, insomma, questa qua è stata una riunione che è un inizio e noi andremo avanti, porteremo a conoscenza dei veri problemi e spero che il comune sia con noi, insomma, che l'iniziativa va avanti, insomma, ecco. Certo che è buona, comunque se è una cosa che vediamo il da fare, noi siamo ben contenti di fare tutte le riunioni che volete, ma se ne qua il Pontrino è proprio scordato, non c'è niente da fare, è una cosa proprio che se fosse un po' Don Francesco qua che ci aiuta con i ragazzi dopo scuola e tutto quanto, non ci sta proprio niente, non ci sta un gioco per i ragazzi, per radunarli, non c'è mai che lui gli porta dopo scuola il campo sportivo che ci sta, non ci sta niente da fare. Non ci sta un'organizzazione che può aiutare questi ragazzi, perché danno fastidio alle famiglie. Veramente non se ne può, le macchine che si fermano, questa è una chiesa bella, però non è valutata affatto, perché ci vuole, signora, una recinzione, pure per il nostro parroco che sta facendo tanto, ma purtroppo non ci si arriva perché è molto povero Pontrinio.